Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Clamorosa, scandalosa e vergognosa la sentenza su Francesco Acerbi per gli insulti razzisti rivolti a Juan Jesus in occasione della gara Inter-Napoli. Il calcio italiano è finito e questa è la degna conclusione di una stagione contraddistinta da aiuti di ogni genere all'Inter. Guardate il video per intero per scoprire tutti i dettagli di questa sentenza che solleva dubbi ed interrogativi sull'equità e sulla trasparenza del calcio italiano. Ma prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. Il verdetto del giudice sportivo della Serie A ha visto Francesco Acerbi assolto dalle accuse di insulti razzisti mossegli da Juan Jesus, poiché mancavano prove sufficienti. Di conseguenza, il giocatore non è stato soggetto a nessuna sanzione disciplinare. Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Serie A, ha ratificato ufficialmente la scelta di non sanzionare Francesco Acerbi riguardo alle accuse di insulti razzisti rivolte a Juan Jesus. Questa determinazione riflette il parere del giudice per il quale non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata. La decisione è motivata dal fatto che, anche se Acerbi non ha disconosciuto l'offesa, ma il suo contenuto discriminatorio, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede di Juan Jesus, risulta essere stato percepito dal solo calciatore offeso, senza dunque alcun supporto di riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale. Ecco la sintesi della sentenza emessa dal giudice sportivo riguardante le presunte manifestazioni di discriminazione razziale del giocatore dell'Inter nei confronti di Juan Jesus del Napoli. Di non applicare le sanzioni previste dall'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva nei confronti del calciatore Francesco Acerbi, ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata. Cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio.